C'era ancora tutto sul palcoscenico della Triennale. È stato qua nel 2016, è uno dei principi che tutti vogliono venire a vedere qua. E quello che è interessante è pensare che già avevamo veramente cura di essere umani. E poi pensare agli anni. Rousseau è anche famosissimo. Io tra parentesi sono una curatrice della cultura e design, faccio la mia nava e mi basta mai quello che mi piace di più dell'arte. Lui fa i grossi occhi ed è un dipinto che proprio è aggressivo, non c'è niente di delicato, loro sono, ti guardano in faccia anche qui nel 1900 e qualcosa, la proprio me l'hanno lasciato chiamare come voleva lui e l'ha chiamata Boccioli. Ci rivediamo un Boccioli, questo è Calcio, è una ripresa di una che aveva conosciuto da eventi e quindi aveva cominciato a lavorare con loro e a sviluppare. Quella è proprio bella di Picasso, anche quella. Sì, bellissima, la chitarra scomposta, con un dipinto. Hanno investito un collega a terra investito dentro. Stiamo inviando il 118 sul posto. Via Cuitella Morto, direzione via della Concordia. Via Cuitella Porto, direzione via della Concordia. Via della Concordia in questo momento, via della Concordia. Direzione cimitero, SH, bianco, due persone a bordo, conducente con casco grigio. Via della Regione! Via della Regione, direzione cassa di coltivamento! Via della Regione! Viale Montenero? Confermiamo. Si sono fermati, li hanno presi. Le condizioni del collega? Duele qualche frattura alla gamba, caviglia e polso. Si erano messi d'accordo al banco un 41enne di Santa Caterina di Battiati e un 39enne catanese, i due denunciati dai carabinieri di San Gregorio per tentato furto aggravato dal mezzo fraudolento. Ed infatti i due amici, 41enne cliente e il 39enne dipendente del reparto macelleria di un supermercato della zona, avevano riempito due sacchetti su tre e poi il cliente si era presentato alle casse. Ed infatti che si è insospettito al gran numero di confezioni contenute nei sacchetti, sebbene fossero contenute in buste prezzate con scontrini adesivi, ha deciso di verificare la congruenza della spesa. Nell'ispezione effettuata è stato rilevato come il 41enne si fosse presentato a pagare tre sacchetti su cui erano stati applicati due scontrini adesivi da 7,50 € ciascuno ed uno da 4,50 €. In vero, le buste contenevano merce per un valore commerciale di 62,19 €. Ed ancora, in due dei tre sacchetti, nonostante lo scontrino adesivo fosse stato applicato dal reparto salumeria, erano presenti provenienti dal reparto macelleria altri prodotti. Questi ultimi, regolarmente prezzati, avevano tuttavia indicazioni difformi rispetto all'effettivo contenuto.
Nell'involucro su cui vi era l'indicazione tritato sceltissimo era presente un girello, mentre su quello su cui vi era l'indicazione bollito era presente del tritato. Il terzo sacchetto infine conteneva svariati prodotti di salumeria senza alcuna etichettatura che indicasse tipologia o prezzo. I carabinieri intervenuti nelle fasi della verifica alle casse del punto vendita, raccolti tutti gli elementi investigativi e scoperto quindi il sistema escogitato per ottenere uno sconto consistente sulla spesa, peraltro ammesso dai due denunciati, ha comunicato quanto accaduto all'autorità giudiziaria. Il comando carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Catania ha arrestato due uomini per furto aggravato. A riguardo, i militari dell'arma impegnati in un'attività mirata appunto al contrasto dello sversamento di ogni tipologia di rifiuto nel transitare nell'area limitrofa alla riserva naturale orientata hanno sorpreso due uomini all'opera su un palo della corrente elettrica. Dalla ricostruzione dei fatti è emesso che i due soggetti, dopo essere entrati all'interno di un terreno a ridosso dell'arge del fiume Simeto a Catania, a pochissimi metri dal perimetro della predetta riserva, hanno abbattuto il traliccio in ferro in disuso, prima utilizzato per il passaggio della rete elettrica, per sezionarlo in piccole parti mediante l'utilizzo di un flex. Il pilone infatti era stato buttato giù mediante dei tagli alla base dei pali di sostegno fissati al suolo. I due catanesi di 35 e 41 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine per pregresse vicende giudiziarie, sono stati colti in flagranza, mentre con varie attrezzature, tra cui proprio una smerigliatrice da taglio alimentata da un generatore di corrente portatile, stavano facendo a pezzi tutta la struttura ferrosa. Bloccati e messi in sicurezza i due malviventi, gli investigatori hanno ispezionato tutta la zona limitrofa per la ricerca di un eventuale mezzo di trasporto ed infatti, appositamente occultato tra la vegetazione, hanno trovato un Fiat Doblò con all'interno ulteriori attrezzi per il taglio del ferro. I carabinieri hanno quindi arrestato entrambi gli uomini mettendo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato la misura del sequestro delle attrezzature. Si fingeva carabiniere e chiedeva i documenti agli automobilisti fermi ai semafori. La strana storia è stata scoperta dai veri militari dell'Arma di Acireale che hanno denunciato un 55enne del posto per illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in un suo corpo di polizia e per usurpazione di titoli o di onori. In particolare nella mattinata alcuni cittadini hanno telefonato in caserma per riferire che mentre si trovavano fermi ai semafori di viale Cristoforo Colombo erano stati avvicinati da un uomo a bordo di uno scooter che dopo aver sfoggiato una placca in metallo raffigurante la fiamma della benemerita aveva intimato loro l'esibizione dei documenti di guida. In quei momenti gli automobilisti erano chiaramente rimasti perplessi dallo strano modus operandi del finto carabinieri che stava scenando dei maldestri controlli di polizia da solo, senza uniforme e a bordo di un motorino privato, in spregio a qualsiasi norma di sicurezza e alle previste procedure operative, creando per qualche minuto del traffico all'incrocio. La messa in scena infatti durava fortunatamente solo pochi istanti, poiché il soggetto, dopo poco, risaliva sul suo scooter e si allontanava. Immediate le indagini da parte dei carabinieri della radiomobile della compagnia di Acireale che grazie alla profonda conoscenza del territorio e all'esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nel paese in meno di 24 ore hanno rintracciato i 55enni prima che potessi compiere ben più gravi azioni mettendo a rischio altrui e proprio l'incolumità abusando senza alcun titolo e preparazione di uno status che non gli apparteneva. Quando i militari hanno bussato alla sua porta l'uomo ha dovuto rinunciare alle sue velleità da carabiniere ed è rimasto in silenzio a testa bassa. In occasione della settimana mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il sindaco Roberto Barbagallo con l'assessore Laura Toscano ha ricevuto stamattina a Palazzo di Città il Comitato Croce Rossa Italiana di Acireale. Il presidente Simone Tringali, accompagnato da una rappresentanza del Comitato Acese, ha consegnato al primo cittadino la bandiera dell'associazione, che da oggi sventola a Palazzo di Città, segno della collaborazione e della sinergia tra la Croce Rossa e i comuni italiani, sancito dal protocollo d'intesa fra Croce Rossa ed ANCI. Abbiamo il desiderio che ogni cittadino, alzando gli occhi al Palazzo di Città, veda e riconosca il valore di questo simbolo. Noi siamo un'associazione che agisce e vuol far di più e sempre meglio e la sua vicinanza come primo cittadino ci fa giungere a braccio di tutta la comunità locale in questo giorno di festa, hanno scritto i volontari in un messaggio consegnato al sindaco.